Don Armando Auffiero, che è il responsabile dell'apostolato del Centro Volontari della Sofferenza. Buongiorno, Don Armando. Buongiorno. E con sorella Anna Maria Lanari, che è la vice responsabile superiore generale dell'apostolato del Centro Volontari della Sofferenza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, voi avete di recente, parliamo di pochissimi giorni fa, incontrato in udienza privata Papa Francesco. È stato un momento bellissimo, mi avete detto. Sabato scorso, il 17, è stato un'occasione specialissima perché Papa Francesco ha accettato l'accoglienza di più di 5.000 aderenti all'apostolato Eccole qui, vediamo le fondato immagini dal beato Luigi di questo Novarese. incontro. Sì, è stata una giornata di grande festa. Persone che provenivano un po' da tutta Italia e anche erano presenti 12 nazioni estere. È stato un giorno memorabile in quanto innanzitutto volevamo ricordare il centenario della nascita del beato Luigi Novarese, ma anche ricordare e ringraziare il Santo Padre ad un anno dalla beatificazione avvenuta lo scorso 11 maggio ed è Credo sia stato. stato uno dei primissimi atti, quello della beatificazione a cui lei faceva riferimento, uno dei primissimi atti di Papa Francesco, appena eletto pontefice Sì, perché lui è praticamente. stato eletto il 13 marzo e l'11 maggio noi abbiamo avuto la beatificazione del nostro fondatore e è stato Papa Francesco che ha firmato l'atto di Di beatificazione. beatificazione. Sì. Prima di andare all'incontro, per capire meglio, anzi l'incontro che voi avete avuto con Papa Francesco, a me piace fare qualche cenno sul vostro fondatore, Monsignor Novarese. Monsignor Novarese ha avuto, diciamo, una malattia, la tubercolosi, Sì. parliamo degli primi anni del secolo. Sì, e lui Prego. aveva 9 anni e fino a 18 anni è stato malato. Quindi ha vissuto veramente un vero e proprio calvario negli ospedali. Nei Le cure sanatori. all'epoca non c'erano cure No, per la tubercolosi. infatti non c'erano. E lui però aveva una forza di volontà incredibile. Tutti i medici dicevano alla mamma: questo bambino morirà, è inutile che spende tanti soldi per lui, morirà. E Monsignor Novarese diceva alla mamma: ma io mica ci credo che morirò. Era bimbo, era un bimbo. Era una persona molto, molto vivace e molto energica. E poi perciò ha potuto rispondere anche a quello che il Signore gli ha suscitato fondando il Centro Volontari della Sofferenza. Proprio lui è stata la cosa più grande che ha fatto. Seguire questa intuizione dello spirito e proporla a chi è malato, a chi vive proprio una vita emarginata, perché quando lui ha fondato negli anni 40, 43 la Lega Sacerdotale Mariana, 47 i Volontari della Sofferenza, gli ammalati erano emarginati, chiusi nelle proprie case, lui li ha fatti Gli uscire. ammalati si consideravano, correggetemi se sbaglio, quasi un peso, una zavorra, un fastidio. Invece la rivoluzione fatta da Monsignor Novarese è stata proprio quella di dire agli ammalati: voi siete una risorsa. Sì, l'impegno era proprio quello di uscire dalla propria condizione di inutilità, che talvolta diventava una sofferenza ancora più grande per l'ammalato, perché oltre a riconoscere le proprie menomazioni, la propria disabilità, si sentiva anche un tagliato fuori dalle realtà della vita. Sembrava che lui non potesse più offrire niente agli altri, doveva soltanto dipendere, accettare, fare ciò che gli altri gli concedevano di fare. Monsignor Novarese invece ritorna a quella dignità propria della vita che ciascuno di noi, attraverso il proprio dono, la propria persona, però per fare questo bisogna liberarsi da quella che è il pensiero negativo che la sofferenza mette sulla propria vita e sulla propria coscienza, perché ti fa sentire inutile, di peso, non servi a niente, non puoi più fare le cose di prima. Sembra che sei una persona che deve soltanto chiedere, mentre invece Monsignor Novarese diceva: guarda che la società ha bisogno di te, tu sei prezioso. E il Papa nel suo discorso ce lo Bravissimo, dice. quello volevo sottolineare, perché il Papa l'ha proprio ribadito, dicendo: gli ammalati sono un modello credibile per la Chiesa. È E la così, sorella Chiesa, Maria? sì, certo, e la Chiesa ha bisogno di persone che offrono la propria vita, anche se segnata dalla sofferenza, perché la cosa più importante, infatti il Papa diceva,
dicendo beati quelli che sono nel pianto, Gesù non intende dichiarare felice una condizione sfavorevole e gravosa della vita. La sofferenza non è un valore in se stesso, ma una realtà che Gesù ci insegna a vivere con l'atteggiamento giusto. E questo è quello che Monsignore ha dato, l'atteggiamento giusto per vivere la sofferenza. Abbiamo visto alcune immagini di questo incontro bellissimo del 17 maggio scorso, di sabato scorso. Prima di andare a descrivere, di tornare a rivivere quelle emozioni, poi ci dovete raccontare tutto quello che è accaduto nell'aula Paolo VI, a me una cosa ha molto colpito della vostra associazione, che si chiama Associazione Silenziosi Operai della Croce. Uno degli elementi fondanti del vostro carisma è quello che il vostro apostolato in favore dei malati, quindi il vostro far bene ai malati, deve essere fatto in silenzio, senza pubblicità, senza mostrare nulla, senza ostentare niente. Il silenzio diventa proprio anche il cammino della vita interiore che il Beato Luigi Novarese ha voluto in qualche modo innescare anche nei suoi aderenti, perché la realtà della sofferenza impone un silenzio drammatico, ti mette di fronte a quella che è la crudezza della tua vita e sembra che nessuna parola riesca ad esprimerti, ma il Beato Luigi Novarese ci riporta a un silenzio che riesce a interpretare anche e ad accogliere il nostro personale silenzio. È il silenzio ai piedi della croce, è il silenzio di Maria che contempla il figlio che sta donando alla vita, all'umanità, ed è in quel silenzio lì che bisogna riscoprire la forza della parola di Dio, la comunione con Lui, il sentirsi amati da Lui, e questo diventa un po' il percorso che il Beato Luigi Novarese, attraverso una pedagogia, un accompagnamento particolare, certo, i 7 gradi del silenzio interiore, perché lui diceva che se noi guariamo nello spirito riusciamo anche a trovare quell'energia e quella forza per guarire anche nel corpo. La gratificazione nel far bene non deve essere ricercata nella pubblicità dei nostri gesti, è così? No, soprattutto dobbiamo fare attenzione alla vicinanza. Certe volte gli ammalati non hanno bisogno di tante parole, tantomeno di prediche che noi pensiamo di basta fare. Basta uno sguardo, e basta una stretta di mano. La vicinanza, sì, così. E però una cosa continua, perché ci sono tanti che vanno a visitare gli ammalati una volta, due volte, poi non si vedono più. Ma quello che veramente dobbiamo cercare di fare e star loro vicino, perché di questo hanno bisogno. Torniamo allora all'incontro di sabato scorso, 5.400 persone che fanno riferimento, eccolo qui, lo vediamo, bellissime, tantissime persone, ecco, che fanno riferimento ai centri volontari della sofferenza, che hanno incontrato Papa Francesco. Ovviamente c'erano tanti ammalati. Ci descrivete un po' questi momenti, ecco, scorrono le immagini. Cosa è successo nell'Aula Paolo VI? È successo che c'era un grande clima di festa, e questo credo che sia già un aspetto che in qualche modo lanci il grande messaggio, dove di solito quando si pensa alla realtà della sofferenza, quando incontriamo i malati, scatta dentro di noi la molla un po' della consolazione, del pietismo, no, di dire poverino. Mentre invece noi lì abbiamo trovato e scoperto un altro clima, che era un clima di festa, che ciascuno di noi nella nostra realtà, nella nostra condizione di vita, può annunciare che la vita è bella, e Papa Francesco non fa che provocarci a questa bellezza di ciascuno di noi. Io so che l'incontro con Papa Francesco doveva essere un incontro, come dire, velocissimo, poi invece non è stato così, perché il Papa si è fermato e ha incontrato tante persone sofferenti e ognuno di loro ha regalato un sorriso, una stretta di mano. Ci raccontate adesso perché doveva essere una visita breve, un incontro breve? È capitato che il Papa non stava bene, e quindi già abbiamo avuto nel giorno precedente il segnale. Un banale malanno di stagione, immagino. Sì, perché lui si lascia consumare dalla gente e quindi poi dopo fisicamente non ha mai il tempo di riposare, e quindi poi questo lo porta a stancarsi e quindi anche a prendersi qualche raffreddore, qualche influenza, e quindi ci telefonavano dicendo che il Papa annulla anche la nostra udienza, perché aveva annullato proprio il giorno prima tutte le udienze, per il giorno dopo aveva annullato anche l'udienza che avrebbe dovuto fare al Divino Amore, al Santuario di Roma,
e quindi stavamo tutti un po' lì. Quando poi è arrivato, si è proprio visto nella scena che il Papa, vedendo questa grande folla davanti, ha detto: no, io devo passare in mezzo per salutarlo. Perché era in programma semplicemente un saluto, il suo discorso. Il suo discorso, salutare dal trono dove stava e rientrare nelle sue stanze, anche perché tra qualche giorno lo attendeva un grande viaggio importante. È un viaggio impegnativo, sicuramente. Eccolo qui, vediamo proprio in prima fila bambini, persone sulla sedia a rotelle, e il Papa non ce l'ha fatta a salutare soltanto con un cenno della mano. Come ricorda quel momento, Sor Anna Maria? Allora, io quando ho visto che il Papa è venuto c'è stata una gioia immensa, perché ce l'avevamo fatta, finalmente stavamo lì con il Papa, e pensando anche ai sacrifici che gli ammalati hanno fatto, perché alcuni hanno viaggiato tutta la notte del venerdì, il venerdì notte da Bari, da Taranto, da Brescia, alcuni da tante parti hanno viaggiato la notte, sono stati all'udienza, dopo pranzo sono ripartiti, perché volevano esserci, perché volevano essere presenti quando il Papa diceva qualcosa per loro, perché sapevano che questo era importante. Quindi la gioia era immensa, ma bello, bello è stata anche la gioia dell'attesa. Gridavano: Papa Francesco, Papa Francesco, alzavano le sciarpe. Era una cosa, una festa veramente immensa. Certo, tutti si aspettavano magari di poterlo toccare, di poter dire qualcosa, ma la gioia interiore è stata proprio grande, grande per tutti noi. Ecco, stiamo vedendo ancora le immagini di questi momenti. Il Papa, nel suo discorso, fa riferimento proprio alle beatitudini: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Il Papa ha preso spunto da questa frase del Vangelo per poi dire: la vostra sofferenza non deve essere un peso per nessuno, perché voi siete un modello credibile per la Chiesa, siete una testimonianza importante all'interno della Chiesa. Sì, quella consolazione che voi avete ricevuto dalla piaga di Cristo che vi ha salvati, voi dovete donarla agli altri sofferenti, agli altri ammalati. Ecco, questo è il momento in cui Papa Francesco doveva semplicemente salutare, questo era almeno il programma, invece poi scende tra i fedeli presenti nell'aula Paolo VI. Me lo descrive questo momento, Sor Anna Maria, che lei proprio l'ha vissuto, anche con Don Armando eravate lì? Sì, quando è sceso la gioia è stata grande, tutti, spiritualmente penso che tutti erano lì a stringergli la mano, anche chi non l'ha potuto fare. Chi ha potuto stringere la mano era veramente, possiamo dire, al settimo cielo di felicità. Però tutti sono stati felici, perché l'emozione grande, adesso lo vediamo anche, che lui stringe le mani a tutte le persone che erano in carrozzina lungo questo tratto di cammino che lui ha fatto. Ha attraversato l'aula Paolo VI. Sì, ha attraversato tutte. Nel corridoio centrale, sia al lato destro che sinistro, c'erano persone in carrozzina. La gioia immensa è stata per chi è arrivato per ultimo, che si è trovato alle ultime file, però ha avuto la gioia di salutare Papa Francesco, perché lui ha salutato tutti quelli che erano anche fuori delle file. Tutti. Quindi ha attraversato il corridoio centrale dell'aula Paolo VI per dar modo a tutti di poterlo incontrare da vicino. Salutare, abbracciare. Sì. I bambini c'erano, li ha accarezzati. Tutto. Voi avete con voi avete portato il foulard, che avete in qualche modo, ecco, lo vediamo anche al collo dei fedeli che erano presenti in quel giorno. Ed è l'anniversario, il centenario della nascita del beato Luigi Novarese. La data di nascita e la data di morte. Sì. Io so che durante nell'attesa dell'incontro con Papa Francesco nell'aula Paolo VI è stato diffuso la voce di Monsignor Novarese, perché Monsignor Novarese era anche un abile comunicatore. So che aveva una rubrica settimanale nella Radio Vaticana. Come si chiamava questa rubrica? Anticamente il quarto d'ora della serenità, quando nel 1949 avviò questa trasmissione. Oggi si chiama l'incontro della serenità. Quindi ancora oggi esiste questa ancora rubrica. Ancora oggi esiste. Con la Radio Vaticana. E ascoltando le parole di Monsignor Novarese,
Che impressione ha avuto? Quali sono state le sensazioni che ha suscitato? Sì. Lui si rivolgeva direttamente ai malati? Direttamente a loro, sì, perché lui immaginava che le persone particolarmente più ammalati erano chiusi nella propria camera, nel proprio letto, quindi erano bloccati, e lui lì che portava la sua voce, portando quella speranza, portando quella luce che deve in qualche modo rinnovare la vita e far sentire alla persona quell'incoraggiamento, quell'amore necessario per far scattare quella molla di non sentirsi remissivi, passivi, oggetti solo di assistenza degli altri, ma invece protagonisti della propria vita. Non sentitevi un peso. Non sentitevi un peso, certo, questo era il grande annuncio. Sor Anna Maria, ascoltando quelle le parole di Monsignor Novarese nell'Aula Paolo VI, a pochi minuti dall'incontro con Papa Francesco... Ascoltare le parole di Monsignor Novarese, che noi in comunità lo facciamo tante volte, però sentirla lì, con tutta questa gente, sembrava proprio che lui fosse lì a dirci quelle cose che abbiamo sentito tante volte. Perché poi dobbiamo sapere che dalla spiritualità di Monsignor Novarese, adesso abbiamo 5-6 cause di beatificazione di persone ammalate, gravemente ammalate, che hanno vissuto la loro vita di sofferenti fino all'eroismo. E allora veramente lui ha ridato la vita, la speranza a queste persone. E tanti ce lo dicono. Perché dice fino all'eroismo? Perché persone che... abbiamo una sorella silenziosa operaia della Croce, ma che prima ha fatto parte del Centro Volontario della Sofferenza, piccola così, come una bambina, aveva una carrozzina piccola. E lei, tante sofferenze, tante rinunce, tante umiliazioni, ma lei aveva sempre nel volto la serenità, la gioia, perché aveva incontrato Cristo. E questo amore che aveva per Cristo l'ha saputo dare ai fratelli, nonostante la sua condizione molto dura, e come lei tanti altri. Credo che, ecco, la grandezza anche del Beato Luigi Novarese è stata quella di non chiudersi in quella che era la realtà della Chiesa, ma di entrare in dialogo con tutte le discipline e in modo particolare con la scienza. Lui tutte le iniziative che faceva le faceva condividere anche ai medici, perché dovevano in qualche modo entrare in quella che era l'esperienza che le persone disabili o gli ammalati, i sofferenti, vivevano. E queste, per esempio, gli esercizi spirituali, no? A persone con disabilità anche gravi da un punto di vista psichiatrico, e c'erano dei medici psichiatri che condividevano questa esperienza, perché era attraverso questa unitarietà della vita della persona nella nostra vita, che non siamo solo, diciamo, malati nel corpo, ma questo ha delle ripercussioni anche nella nostra vita, nelle nostre decisioni, nel nostro progetto di vita. Sembra che la nostra libertà sia limitata di fronte alla condizione di sofferenza. Ecco, quello che Monsignor Novarese ha intuito invece è attivare proprio questa volontarietà nella vita delle persone. Per questo volontari della sofferenza, cioè c'è una responsabilità anche personale, non possiamo lasciarci vivere. E questo l'ha sottolineato anche Papa Francesco nell'incontro di sabato scorso, quando io leggo un passaggio del discorso del Santo Padre, quando Papa Francesco ha detto: una persona ammalata, disabile, può diventare sostegno e luce per altri sofferenti, trasformando così l'ambiente in cui vive. Sì. È proprio questo è il nocciolo del nostro apostolato, è quello che il Beato Luigi Novarese voleva. L'ammalato non deve star lì con le mani così, deve andare, deve essere un apostolo e deve essere un missionario così com'è, non importa com'è, perché ha un cuore, ha un'anima, ha una volontà da donare agli altri. Stando spesso con i disabili, con chi è costretto a vivere sulla sedia a rotelle, si apprende di più rispetto che confrontarsi con persone che possono camminare con le loro gambe. Sì. Certo, ci trasmettono un senso della vita, un amore alla vita, un amore alle cose essenziali della vita, che talvolta il mondo, la cultura, la realtà in cui viviamo mette al secondo posto, mentre invece
è quello il nucleo centrale del nostro donarci, del nostro, la semplicità per esempio dell'ascolto, l'importanza della parola essenziale. All'incontro col Papa, il saluto al Santo Padre l'ha dato anche un ammalato, perché questa è anche la caratteristica dell'associazione. Le persone degli ammalati devono essere al centro, sempre, al centro di tutto. E beh, lui... Ricorda cosa ha detto questo ammalato al Papa? Lui ha chiesto, ha ringraziato il Santo Padre per averci donato una grande parola che dice e ci trasmette tutta la nostra passione, la speranza. Per noi che viviamo la realtà della sofferenza, ma anche per il mondo che vive situazioni di crisi, è importante sapere che la speranza ci fa fare il salto di qualità. E Papa Francesco si è alzato e si è chinato su Paolo, l'ha abbracciato, ha riconosciuto, e in quell'abbraccio noi abbiamo visto l'abbraccio con tutti i partecipanti, con tutta la realtà della nostra associazione. Allora, Don Armando e Suor Anna Maria, io so che voi siete un po' restii a parlare di quello che voi fate nell'apostolato in favore delle persone bisognose, però ecco, io sono curioso di sapere come voi siete a fianco ai malati, come voi veramente li aiutate in concreto. Don Armando, la sua esperienza, per quel che ci può dire, per quello che ci vuole dire. Sì, noi come Silenzioso Padre della Croce, cioè Monsignor Novarese, ha voluto delle persone consacrate che continuassero questa realtà di apostolato. In silenzio. In silenzio, sì, senza fare molto rumore, ma soprattutto con gesti autentici, veri, nella discrezione, così, senza mettersi troppo sotto il riflettore del mondo, della vita. Ecco, il nostro impegno è quello attraverso l'accompagnamento spirituale. Abbiamo dei centri, penso che Monsignor Novarese ha iniziato la prima grande casa per gli esercizi spirituali per gli ammalati, per la valorizzazione della sofferenza. Abbiamo dei centri di riabilitazione, di eccellenza, proprio intitolato a Monsignor Novarese in Piemonte, o anche altri centri in Campania, in Emilia-Romagna, dove l'attenzione è proprio quel contatto diretto con la persona del sofferente. E diciamo, il nostro impegno è quello di saper ascoltare chi non ha voce, metterci al passo e in qualche modo declinare i gesti di quell'attenzione, di quella carità, imparando da chi vive la situazione della sofferenza. Prima di andare di tornare a San Pietro, volevo chiedere a Suor Anna Maria, in quanti paesi del mondo siete presenti? Siamo presenti nell'America, Stati Uniti, America Latina, Gerusalemme, Fatima, Polonia, Svizzera, questo come comunità dei Silenziosi Operai della Croce. Invece, come apostolato dei centri volontari della sofferenza in tanti altri paesi del mondo. Papa è già arrivato in piazza, vedete migliaia di fedeli in piazza San Pietro. Io ringrazio tantissimo Don Armando Aufiero, grazie di essere venuto qui con noi, grazie anche a sorella Anna Maria Lanari. Vi ringrazio, ci avete fatto conoscere i centri volontari della sofferenza, ci avete fatto conoscere i Silenziosi Operai della Croce. Grazie, grazie mille, grazie mille.